Sono in mostra a Cremona le opere dell'artista codognese, ma piacentino d'adozione, Nicola Traversoni. Vediamo. A 30 anni si è diplomato all'Accademia di Brera a Milano e si occupa di arredamento di interni, anche se aspira ad insegnare arte nelle scuole superiori. È Nicola Traversoni, giovane artista codognese già apprezzato in diverse collettive, protagonista della personale allestita nelle sale di immagini Spazio Arte di Via Beltrami a Cremona. Ad un passo dal Torrazzo hanno trovato posto una decina di pannelli realizzati da Traversoni proprio quest'anno. Rivelano in maniera puntuale il suo stile, fatto di profonda attenzione al mondo attuale, rivisitato alla luce del passatempo preferito dai giovanissimi e non solo, il videogioco. Ha tenuto a ribadire Luca Tavani nella presentazione della mostra. Nei grandi collage realizzati dall'artista codognese spiccano in effetti richiami espliciti al mondo del videogame, a partire da quella bidimensionalità caratteristica degli schermi dei video dei giochi stessi. Insert Coin, questo è il titolo della mostra, vuole essere un vero e proprio viaggio all'interno di quel mondo semplice e quotidiano che è la casa, nella quale si mischiano e si fondono passato, presente e futuro della vita dell'uomo, ha precisato Tavani. La sua ossessione è la cucina, rappresentata con dovizia di particolari in quasi tutte le sue opere. È qui che la memoria dell'uomo si incontra con quella digitale, dando vita ad esiti inattesi, ha tenuto a precisare Gianluigi Guarneri, critico d'arte bresciano intervenuto alla Vernice. Un altro dato appare con evidenza allo spettatore nei pannelli di Traversoni: non vi è traccia dell'uomo. Lo si intuisce sia all'esterno che all'interno del quadro, ma sulla tela l'unica cosa che spicca è solo il suo habitat più quotidiano. È qui che Traversoni immagina avvengano i fatti e gli incontri, sia reali che ideali, che segnano la vita di ogni persona, ha concluso Guarneri. La personale, allestita nelle sale di immagini Spazio Arte in via Beltrami a Cremona, resterà a disposizione del pubblico fino a sabato 22 ottobre.